Insomma, questa corsa è finita, attimi di sofferenza con questa pioggia, insomma non è stata facile. No, non è stato facile, soprattutto il finale, conoscevo le strade, beh, non era difficile, però sotto al bagnato sappiamo sempre che bisogna stare attenti, però è passato tutto liscio e tutto sommato, insomma, è stata una bella tappa. Lo stato di forma di Rinaldo è fuori discussione, perché abbiamo visto il terzo posto al GP di Camaiore, il terzo posto alle Strade Bianche. Oggi poi la squadra di CTSR ha provato a portare alla fine questa vittoria di tappa. Soddisfatti per oggi? Sì, sicuramente. Un secondo posto con Belletti. Sappiamo tutti gli sprinter che ci sono qua, sicché siamo contenti. È normale che se riusciva a portare a casa la vittoria eravamo ancora più contenti, però assolutamente non ci lamentiamo, anzi siamo soddisfatti di come è partita questa Tirreno. Soddisfatto anche che hanno preso d'assalto il pullman della CTSR per venirti a salutare, amici e tifosi? Sì, sicuro. Purtroppo mi dispiace che è stata una giornata così, abbiamo preso tant'acqua, è molto freddo, sicché farò un saluto veloce, poi vado verso l'hotel. Bocca al lupo. Crepi il lupo, grazie.